Al Pala Pentasuglia la prima giornata del campionato di Serie A2 non sorride alla Valtur Brindisi in comando dell'incontro per gran parte della gara, ma beffata nel finale con un break subito di 0-13 che vale il bottino pieno per Avellino. Rotazioni ridotte all'osso per la squadra biancazzurra, priva di buona parte del roster. Prossimo appuntamento mercoledì 2 ottobre a Cantù. Nel calcio in Serie D la Virtus Francavilla è una macchina da guerra. La squadra di Ginestra sbanca anche Andrea con un gol di De Luca e centra la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Crolla ancora il Brindisi, esordio amaro per Nicola Ragno in panchina sul neutro di Matera contro il Gravina. I murgiani si impongono con un secco 2-0. Oggi sono attese novità sul fronte mercato. Una doppietta del neoacquisto Corvino consente al Fasano di pareggiare sul campo dell'Ischia. L'attaccante dimostra ancora una volta di poter fare la differenza in questa categoria.